qui c'è un collage di briganti, troviamo Schiavone, troviamo Palma, troviamo altri. Questa è una donna, che c'è una testa tagliata anche qui. Questo è Antonio Critelli di Gagliano, come vede questo è Brigante de Donno di Albi, anche qui in Calabria. Invece questo è un abruzzese, è Tommaso Tamburino, capobanda abruzzese. Se noi guardiamo le immagini, le fotografie, i dipinti soprattutto degli inglesi e dei francesi, prima del brigantaggio, prima che arrivassero i francesi, quindi tra 600 e 700, vediamo delle figure mitiche, perché rappresentava la figura del ribelle, perché rappresentava la figura di chi aveva il coraggio di dire no al potente. Poi naturalmente l'altra faccia era della borghesia, dei cittadini normali che vedevano nel brigante un delinquente, un criminale, quello che creava allarme sociale, quello che creava insicurezza. Le esecuzioni erano uno spettacolo dappertutto. Incutere timore, perché lo spettacolo significava che la gente andava per vedere morire il brigante, e nello stesso tempo era una lezione a tutti quanti. Attenti a fare quello che ha fatto il brigante, perché farete la stessa fine. Con questo libro io ho voluto descrivere non i briganti, ma coloro i quali hanno massacrato i briganti. Coloro i quali, pur di uccidere i briganti, hanno utilizzato metodi illegali e tutti quanti gli strumenti che lo Stato dell'epoca metteva a disposizione. L'esercito, le armi, le popolazioni, la grande borghesia terriera del Mezzogiorno si unirono per uccidere e massacrare i briganti.